La Juve per tenere il Milan a distanza, l'Inter per ritentare il colpaccio riuscito nella passata stagione, quando i nerazzurri vinsero 3-1 al Delle Alpi grazie ai gol di Cruz e Martins. Proprio la stessa coppia d'attacco schierata stasera da Mancini, in emergenza soprattutto a centrocampo per le assenze di Verona e Van der Meyde. Capello invece recupera il suo totem Emerson, nonostante i noti problemi muscolari, e gli affianca Appia, Birindelli al posto di Pessotto. In avvio scintille tra le teste di Mihajlovic e Ibrahimovic, che non perde il vizietto e rischia qualcosa. L'interista esagera, ma De Santis non vede. Si gioca a ritmi da fine stagione nel primo tempo, ma al diciottesimo ci pensa Emerson a scuotere la partita e la traversa, con un colpo di testa su azione d'angolo. Ibrahimovic, 5 gol nelle ultime due partite, conferma il momento di ispirazione e gira in bello stile. Toldo è piazzato. Ma la risposta di Cruz è decisamente più efficace. Sul cross di Zemaria schianta Birindelli sull'elevazione e trova l'angolo lontano. Buffon sfiora soltanto e palla in rete. Inter in vantaggio al 24esimo e Cruz castiga Juve come nella passata stagione al Delle Alpi. Per Mancini la serata si fa dolce. Prova Del Piero su punizione, ma la sua battuta a giro non inquadra di poco lo specchio della porta. Nedved, dopo aver spezzato domenica il lungo digiuno, tenta ancora la botta da fuori area, ma stavolta è troppo centrale. Allo scadere del primo tempo è invece Birindelli a impegnare seriamente Toldo, con una sventola su punizione. Dopo soli 8 minuti nella ripresa, il Puma zoppicante deve issare bandiera bianca al suo posto Blasi. La difesa juventina si fa trovare ancora scoperta sull'iniziativa del vivace Martins, assist di Thuram per Cruz, che prova senza successo un frettoloso pallonetto. Ed è emergenza piena per la Juve, che perde anche Birindelli. Capello è costretto a far debuttare in A il primavera Masiello. Ma Ibrahimovic è inarrestabile, sia in versione uomo assist a beneficio di Nedved, sia quando prova la soluzione da bomber vero con un gran sinistro che va a toccare il secondo palo. Da rivedere la conclusione del capocannoniere bianconero, che poi chiede il rigore inascoltato per questa chiusura di Cordoba in piena area. E se le prodezze dello svedese stanno diventando un'abitudine, figurarsi le sostituzioni di Del Piero. Dai preliminari di Champions League a oggi è la 25esima stagionale. Al suo posto Zalageta. E il cannibale Ibrahimovic può così prendersi anche i calci di punizione. Il suo destro teso impegna Toldo e sulla respinta Favalli è provvidenziale nella chiusura su Camoranesi. A un quarto d'ora dalla fine entrano Vieri e Stankovic per Cruz e Kili Gonzalez. Ma ormai si gioca a Ibrahimovic contro tutti. Al 35esimo si libera di forza di Cordoba e poi scarica di potenza trovando Toldo reattivo e infuriato con De Santis per il contrasto precedente. Ma poi lo svedese torna protagonista in zona moviola per una serie di sgarbi col difensore colombiano. Nemmeno 5 minuti di recupero bastano alla squadra di Capello per recuperare lo svantaggio. L'Inter è ancora fatale e la fuga bianconera è già finita con la seconda sconfitta.